Io non mi sono preparato il discorso, niente, non ho niente, però sono parole che mi escono veramente dal cuore. Io non credevo di avere veramente un'accoglienza del genere e forse solo adesso mi sto rendendo conto di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo combinato. Abbiamo vinto un campionato del mondo, però in certe circostanze, in certe situazioni la gioia è tanta, però non si riesce a capire fin dove può arrivare la felicità anche degli altri e la felicità che forse abbiamo fatto provare a tanti italiani e a tanti sportivi. Io dico che un pezzo di Coppa del Mondo penso che rimanga anche qua a Prato. L'augurio... No. Chiedere di più adesso, fra 4 anni, penso sia impossibile. Certo, rivincere è una gioia, è una soddisfazione, è una speranza alla quale tutti noi abbiamo naturalmente sempre di ripetere le imprese che abbiamo già fatto. L'augurio mio è che tra tanti ragazzi che ci sono qua, spero che in futuro sì, un ragazzo, un qualcuno di voi possa avere quelle soddisfazioni che ho avuto io, tenere alto il nome di Prato e diventare magari un futuro campione del mondo. Paolo Rossi, il nostro Pablito nazionale, grazie per aver accettato davvero il nostro invito, è un piacere. Grazie a voi, è un piacere anche per me. E allora ripercorriamo a ritroso quegli anni d'oro, l'82, un anno d'oro davvero nel vero senso della parola, perché nello stesso anno campione del mondo, capocannoniere del mondiale e pallone d'oro, l'unico ad aver fatto tris come Ronaldo nello stesso anno. Perfetto, non hai sbagliato niente, è una cosa di cui vado orgoglioso ovviamente e no, non sono traguardi semplici da raggiungere proprio nello stesso anno, fra l'altro, ma quell'82 è stato per me davvero un anno magico, un anno in cui è strano anche se vogliamo, perché la mia poi è tutta una carriera molto particolare, che non è fatta solo di traguardi raggiunti, di vittorie, ma anche di capitomboli, di precipizi. La mia è una carriera fatta di alti e bassi, però quell'anno, davvero l'82, è stato un anno straordinario, anno in cui sono arrivato sul tetto del mondo, vincendo tutto quello che si poteva vincere. Noi con lei, quanto le sono costati a livello di sacrifici questi traguardi? Ma se uno fa il professionista, i sacrifici li deve fare, se no fare il professionista significa davvero rinunciare a molte cose, però nella rinuncia diciamo che c'è talmente tanta la passione che le rinunce diventano quasi come bere un bicchiere d'acqua, cioè fanno parte un po' della tua vita e non senti che queste siano un peso. A me per esempio non mi è mai pesato il fatto di non aver vissuto la gioventù come tutti, ho iniziato dai 14 anni, 15 anni, 16 anni a fare il professionista. E quindi fare il professionista significa avere orari, avere un certo tipo di alimentazione, fare la vita da atleta, cioè tutta una serie di cose che me le sono portate per tutta la carriera. Però uno se le porta anche volentieri, cioè non sono cose a cui ho rinunciato e dice vabbè, ho rinunciato al fatto di non andare dove, di non fare la discoteca come ragazzi o di non aver potuto vivere la gioventù in un certo modo, no, l'ho vissuta così forte, intensa e così con tanta passione che davvero parlare di rinunce no, significa anche no. Insomma. Disciplina, insomma, al primo posto, però grandi soddisfazioni. Sì, sì. Lei ha iniziato a giocare a calcio all'età di 9 anni nel Santa Lucia, esatto. Poi nel 1972 l'ingresso nella Juventus. Sì. Si ricorda chi la notò per primo, chi vide in lei questo talento? E lei ci credeva nel suo talento? Molto, perché dunque i talenti, così come nei bambini, si notano già dai 10 anni, anche 7, 8, 9, 10 anni. Poi è difficile poter dire che quel bambino o quel ragazzo arrivi a fare il professionista, questo non è mai facile, a meno che non sia davvero un campione straordinario o già dall'età di 15-16 anni si intraveda che è un fenomeno. Però insomma già da bambino avevo sicuramente del talento, perché se non hai del talento difficilmente arrivi a raggiungere certi traguardi, certi obiettivi. Il talento è fondamentale, però non è sufficiente solo il talento, poi ci devi aggiungere tutto quello che fa parte di un bagaglio importante come l'applicazione, l'abnegazione, devi fare sacrifici, devi essere sempre ben presente con la testa, devi vivere in un gruppo, quindi sapere le regole del gruppo, caratterialmente devi essere forte, devi avere insomma, ci vogliono tanti ingredienti per arrivare là.
E all'epoca c'era un signore che si chiamava Luciano Moggi, che faceva il responsabile del settore giovanile della Juventus, e lui mi notò in un torneo a Chieti con la Cattolica Virtus. Io ho giocato per 4 anni a Firenze in questa società, e mi segnalò subito alla Juve, e quindi la Juve all'età di, quindi non avevo ancora compiuto 16 anni, c'è stato un momento in cui c'era anche la Fiorentina in lizza per, ma la Juventus, sì, questa contesa, ma la Juventus disponeva evidentemente di maggiori risorse economiche, e quindi andai alla Juventus nel 72 nei ragazzi, e poi da lì è iniziata un po' la mia carriera, insomma, la carriera con i ragazzi, poi ho esordito a 17 anni in Coppa Italia, insomma, è stata comunque un'esperienza importante. Una carriera, insomma, che l'ha portata appunto sul tetto del mondo. Tornando alla notte magica dell'82, che poi è un po' il cuore della nostra intervista, quella notte incredibile, che cosa ricorda immediatamente? Un flash, un'immagine, un aneddoto di quella serata speciale? L'immagine più forte che ho è quella a fine partita, a fine finale. L'11 luglio finisce la partita, ci consegnano la Coppa del Mondo, scendiamo in campo per fare il giro di campo con la Coppa del Mondo, tutti abbracciati. Io a un certo punto mi prendono dei crampi, mi sono dovuto fermare, ho fatto mezzo giro, poi mi sono buttato sotto un cartellone pubblicitario. E ho avuto fortuna in quel momento, perché ho alzato la testa e ho visto questo stadio di Madrid pieno di bandiere italiane. È stato un momento incredibile, cioè mai come in quel momento mi sono sentito fortemente italiano. Si sente la patria, l'attaccamento alla propria nazione, al proprio paese, e in quel momento ti senti davvero di rappresentare tutti. È stata una sensazione straordinaria. Straordinaria. Sì. E negli spogliatoi che aria si respirava prima anche di quella finale? Perché ricordiamo, il mondiale era partito un po' in sordina per la nostra squadra. Gli azzurri poi riuscirono invece a battere le grandi favorite, le grandi squadre, ad arrivare a questa finale in maniera incredibile. Che cosa si diceva negli spogliatoi? Ma dunque, l'inizio di quel mondiale non è stato certamente brillante, ma un po' per... diciamo perché abbiamo speso il minimo, abbiamo fatto il minimo dispensabile per poter passare alla fase successiva. Poi siamo capitati in un girone di ferro con l'Argentina, che era campione del mondo, e il Brasile dell'82, che era forse una delle squadre più forti di tutti i tempi. E quindi in quel momento lì non avevamo più granché da perdere e ce la siamo giocati faccia a faccia. E la prima partita di quel gironcino contro l'Argentina, che abbiamo vinto 2-1, ci ha detto in qualche modo che eravamo in grado di poterci stare lì. E quindi lì, quella è stata la svolta di quel mondiale. Abbiamo preso fiducia, più consapevolezza delle nostre capacità, della nostra forza. E poi quella partita col Brasile è stata una cosa incredibile. Credo che davvero neanche se uno l'avesse in qualche modo sceneggiata così, sarebbe venuta fuori così bella, con colpi di scena continui fino all'ultimo secondo, con Zoff che para la palla sulla linea. Cioè una cosa, il destino era dalla vostra parte. In quel momento io penso che se il Brasile avesse pareggiato non avremmo fatto il quarto, se loro avessero fatto il quarto non avremmo fatto il quinto. E era veramente, credo, destino che l'Italia vincesse quella partita lì, perché in quel momento, in quel giorno, eravamo davvero quasi formidabili. La quadratura perfetta del cerchio, della situazione. Sì. Da Prato invece? Che cosa da Prato, le dissero allora, subito dopo la allora vittoria? Si telefonava, ma non si telefonava, non c'erano gli smartphone, ma si metteva in fila in albergo, me lo ricordo ancora, e si cercava di chiamare a casa. Io ogni tanto lo facevo, ovviamente, e da casa sentivo le urla, le voci, perché la mia casa lì a Santa Lucia era stata circondata da una marea di pratesi in festa. Io ho ancora tutte le foto, davvero c'era un entusiasmo, mio papà che si barricava dentro perché c'erano tutti i tifosi, salivano sul tetto del garage e arrivavano e prendevano un pezzo del giardino, di terra, lo mettevano dentro un sacchettino per ricordo e scappavano. E i suoi genitori che cosa le dissero immediatamente? Gli amici più cari? Felicissimi, ovviamente, cioè c'era una gioia davvero incontenibile, e anche se loro, i miei genitori, sono sempre stati molto
cauti, molto tranquilli, non è che fossero esagitati, però mio padre in particolar modo era un appassionato di calcio, appassionato di sport e soprattutto dell'Italia. Le disse qualcosa? Sì, no, bravo. Beh, Joe, sì, va bene, questo sì, senz'altro, ma mi faceva sentire sempre la gente che stava nei dintorni della casa e c'era, ma come si usa solitamente, c'era l'usanza di durante le partite di ritrovarsi intorno a tutti gli amici, e quindi di vivere la partita insieme, di condividerla un po' con tutti, quindi immaginiamo in quei momenti quanta concitazione, però anche quanta gioia. Al ritorno a Prato fu ancora grande festa, abbiamo visto delle immagini esclusive dai nostri archivi di TV Prato, sì. L'accolsero come un imperatore. Io ho fatto un po' come fa il Papa di solito quando va sul pulpito no, e dà la benedizione, così ho fatto a Palazzo Pretorio. L'allora sindaco era Lohengrin Landini, sì. Che fece anche una cosa molto carina perché portò a Madrid il giorno della finale mia mamma e mio fratello Rossano. E li accompagnò proprio lui e quindi mi vennero a trovare prima della partita fuori Madrid dove stavamo in albergo e ci scambiai quattro chiacchiere molto velocemente, però mi fece molto piacere, insomma, perché insomma questo attaccamento a Prato, la città in cui nasci, la città in cui hai origine, è quella da dove sei cresciuto soprattutto e ti porti dentro sempre immagini, flash, amici, situazioni, la scuola, insomma tutto quello, la famiglia, tutto quello che c'è te lo porti sempre dietro, le radici te le porti dietro. E per me Prato è tutta la mia gioventù, ci sono stato fino a 16 anni, tutta la mia adolescenza, e ho un ricordo bellissimo. Veramente, poi quando trovo in giro, vado in giro per il mondo, ogni tanto trovo qualcuno di Prato, è come se davvero ritornassi a casa, cioè l'incontro è percepito, è sempre piacevole, sì. E velocissimo invece un passaggio sul presidente Pertini, questa grandissima Pertini era un personaggio straordinario, è venuto a trovarci prima della finale in albergo, ha voluto parlare con tutti uno a uno e mi ha detto: guardi Rossi, lei stia attento perché questi tedeschi sono forti, la mise in guardia, dico: presidente, non si preoccupi, stia tranquillo che li salto, sono talmente veloce e rapido che li salto. E lui partecipò a quel mondiale come un po' come il primo dei tifosi, non venne neanche come il Presidente della Repubblica. Lui si mise nella condizione di dire: io sono qua, rappresento il primo dei tifosi italiani. Ma lo fece con una disposizione d'animo, davvero incredibile. Poi lui era molto schietto, molto sincero, non aveva peli sulla lingua, quello che doveva dire lo diceva. E poi quell'atteggiamento allo stadio durante la partita, il primo gol si alza il secondo, si gira per insomma, e lui volle che il giorno dopo la finale volle riportarci lui col suo aereo in Italia. E lì vediamo l'immagine mentre... C'è l'immagine, la famosa partita a Scopa con Zoff, Berzot, e poi tutti al Quirinale a mangiare da lui. E sembrava un bambino, così compiaciuto, così divertito anche la cosa. E a fine pranzo ci disse: ah, ragazzi, questo è il giorno più bello da quando sono presidente della Repubblica. E insomma è stato un personaggio che ci ha accompagnato alla fine in questa meravigliosa avventura. Mondiali di ieri, mondiali purtroppo di oggi che ci vedono esclusi, ecco, sì. Molto amaro in bocca, che cosa si sente di dire al riguardo purtroppo? E purtroppo è andata così e è frutto anche di una generazione che è cambiata rispetto a tipo 5-6 anni fa e noi non siamo stati in grado di stare al passo, non abbiamo sfornato in questi 5-6 anni dei campioni altrettanto bravi come li avevamo, i Pirlo, i Totti, Del Piero, cioè questi qua oggi non li abbiamo e non li abbiamo sostituiti adeguatamente e quindi quando tu non hai dei grandi campioni che riesci a recuperare subito, sono frutto di generazioni diverse, in questo momento stiamo attraversando un momento di impasse. Abbiamo dei ragazzi sicuramente interessanti ma che vanno, come dire, vanno fatti entrare dosando un po' le loro capacità, non bisogna. Oggi stiamo vivendo un periodo in cui c'è bisogno di ricostruirla questa squadra, non dobbiamo forse avere una fretta immediata e aspettare un pochino perché il progetto a mio avviso va
un po' portato sui prossimi europei che ci saranno fra 2 anni, e quindi non bisogna avere fretta di avere subito risultati importanti, ma far crescere i ragazzi adeguatamente e ritrovarsi con una nazionale fra 2-4 anni per i prossimi mondiali in grado di essere all'altezza. Tempi maturi per tornare a dire speriamo tutti quanti campioni del mondo, davvero. Speriamo, davvero, lo possiamo dire, per, noi siamo 4 volte campioni del mondo, perché l'ultimo l'abbiamo vinto nel 2006, davvero chissà che se ce la facciamo a rivedere per la 5ª volta l'Italia campione del mondo. Grazie a Paolo Rossi, grazie davvero. Grazie a Prato, ciao.